Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube, eccetera eccetera eccetera. Sono le 5 di mattina e con questo outfit improponibile sto andando a prendere un pullman che mi porterà a fare kayak per 2 giorni nei dintorni di Varsavia. Non so bene dove andremo, sono posti comunque molto veri, molto naturalistici, molto selvaggi, quindi vivremo questa bella esperienza insieme e non vedo l'ora di arrivare sul pullman perché ho dormito pochissimo. Devo riposarmi. Francesco Morabito. Este. Ci siamo tutti, ci siamo tutti. Partiamo. Quanto è di strada, lo sai? Solo 2-3 ore. 2-3 ore. Buonanotte allora. Allora, c'è un piccolo problemino che piove. Sta piovendo, quindi non sappiamo se andare o meno. Sul kayak, cosa ho detto? C'è un'alternativa? Possiamo aspettare un po', vediamo, ma ci dobbiamo andare anche se sarà pioggia. Sì. Benvenuti in Polonia. Siamo arrivati, ma dove mi hai portato? Come si chiama sto paese qui? Sto Gietchi. Villaggio qui, Gietchi, non so dove siamo in mezzo al nulla. Però il paesaggio è molto bello, ha smesso di piovere, anche se fa freschetto, 16 gradi, però dai, ci facciamo questa bella, questo bel tragitto, il fiume, che fiume faremo, come si chiama? Pisa, il fiume di Pisa. Sulla strada abbiamo visto 2 cicogne enormi, quindi già, sì, beh, quando vedo animali sono sempre felice. Siamo partiti, 22 km, 5 ore, speriamo di non perdere il telefono nell'acqua, che l'ultima volta che ho fatto kayak l'ho perso. Arrivare Novogrud, l'altro vicino dove dormiremo. Ci hanno detto che c'è anche, io sto andando contro. Ci siamo arenati. Dormiremo in questo Novogrud, in cui ci sarà anche una sauna, una piscina, quindi dopo tutta questa fatica un po' di relax e anche cenetta, una cenetta polacca, vediamo un po' che ci danno. Tu non hai mal di schiena? No, perché? Allora si vede che non stai facendo niente. Piccola pausa per sgranchirci un po' le gambe. Comunque molto carino, molto rilassante, devo dire. Guardate qua, che bello spot. Siamo neanche a metà, siamo a un terzo più o meno. Comunque, almeno è uscito un po' di sole, ci siamo denudati, io non ho preso né cappello né occhiali da sole perché ho detto sì, non serviranno, e invece non riesco a tenere gli occhi aperti, ma forse perché ho dormito poco. Adesso ripartiamo. È stato questo bel siparietto simpatico, la vodka era proprio l'ultima cosa di cui avevo bisogno, però è stato divertente, dai!
è uscita fuori alla fine una giornata meravigliosa. C'è poi quest'ultimo tratto qui, ultimo, non so se sia l'ultimo perché non so dove siamo. Comunque questa parte qui è stupenda e guardavo l'acqua, è anche trasparente, cioè sembra pulita. Siccome fa caldo mi sta venendo quasi una mezza idea di farmi un tuffo, di farmi un bagnetto. Che dici? Ce lo facciamo? Io no. Guardate. Trasparente. Pezzi, sono più di 5 ore ormai, non arriviamo più, non vedo la fine. Dovremmo essere arrivati, ci abbiamo messo 6 ore, sono a pezzi, sono stanco morto, però non siamo sicuri che sia il posto giusto, perché dovrebbe esserlo teoricamente, però non c'è nessuno. Aspettiamo un po', sta pure iniziando a piovere, ho una fame incredibile di che mi posso lamentare più. Niente, aspettiamo. Che bellina, c'era una ranocchietta piccolissima che mi ha fatto dimenticare tutti i dolori e tutta la stanchezza. Sono entrato in camera, sono crollato, ho dormito un'oretta, mi ha rigenerato, ero a pezzi. Comunque siamo nell'hotel Courpiard, adesso andiamo a cena, molto carino, molto artistico, come dice il nome. Lo sciapa. I roghi buoni. Sauna e jacuzzi mi hanno un po' rigenerato, devo essere sincero, molto bello. Il problema, diciamo, tra virgolette, in Polonia è che ogni volta in questi posti devi entrare nudo. Ci sono sempre 9 maschi e una ragazza, quella ragazza è la tua, e ci sono gli altri 9 maschi che girano con i piselli di fuori, quindi non è proprio il massimo. Comunque, come vi ho detto, siamo arrivati qua, siamo a Novogród, campagna piena. C'è anche, ho visto sulla mappa che c'è un bellissimo museo all'aperto, quindi se capitate in questa zona volete vederlo. Consigliato, noi stiamo andando a cercare, consigliato, non lo so se è consigliato, però noi stiamo andando a cercare un negozio per comprare qualcosa per domani e poi finalmente si va a dormire. Colazione buona, colazione al buffet buona, mi è piaciuta. Adesso riprendiamo il pullman, ci spostiamo un po', andiamo a Brodove Łąki, dove navigheremo in un altro fiume, il fiume Omulew, e arriveremo a Czarnoszew, credo. Siamo partiti, giorno numero 2, oggi navigheremo però in un altro fiume, il fiume Omulew, che ci hanno detto essere magari un po' più wild, un po' più selvaggio, quindi chissà che cosa ci aspetterà. Un po' meno di ieri, 16 km, più o meno 4-5 ore, però sono più riposato, quindi dovrebbe essere un po' più semplice. Sono due giorni che glielo ripeto, non ho ancora capito, Comunque qui dovremmo essere in una riserva protetta. Il fatto che ci sia questo tempo così, con un po' di pioggia, grigio, mi piace perché lo rende tutto più un'avventura, ecco. Mi riporta un po' alla mente in Costa Rica, dove vabbè, lì nel fiume vedevi in tutto di più, serpenti, iguane, coccodrilli, però anche qui ha il suo fascino. Qualche bocian, qualche cicogna,
È bello, bello, molto bello. Piccola pausa per far riposare le spalle e il fondoschiena. Cosa pensi di questo fiume? Ti piace più questo o quello di ieri? Penso di questo. Questo? Anche a me piace più questo perché è più selvaggio. L'unica cosa che non mi fa impazzire è che quello di ieri era molto più pulito, ma non intendo l'acqua, perché anche quest'acqua comunque è pulita, piena di pesci. Per quanto riguarda la spazzatura, qui ci sono un po' troppe lattine di birra e bottiglie di vodka. La cosa mi fa un po' schifo. Vorrei venire qua con un retino a raccogliere tutto perché è indecente. Però così è. Adesso ci riposiamo e ripartiamo. Dovremmo essere più o meno a metà. Oggi si va alla grande, oggi sono bello carico, riposato. Ho fatto una bella colazione polacca, piena di energia, uova, formaggio e tutto. Ieri era abbastanza semplice comunque, perché era dritto, largo, la corrente ti spingeva abbastanza facilmente in avanti. Oggi è un po' più articolato, è più stretto, c'hai questi alberi che ti vengono in faccia, poi ogni tanto bisogna stare attenti che ci sono alberi sotto, quindi siamo rimasti bloccati 2-3 volte. Abbiamo anche il vento contro, quindi oggi è un po' più difficile, però è anche più bello, più stimolante. Consigliate o no? Consiglio. Voglio consigliarvi quattro cose che mi sono state molto utili in questo viaggetto. Prima cosa, questo zainetto waterproof. Ci sono di varie dimensioni ed è molto utile per mettere tutte le vostre cose dentro, da mangiare, non solo. È molto molto utile. Seconda cosa che vi consiglio, un keyway. Terza cosa che vi consiglio è questo astuccio così per mettere dentro il cellulare, fare foto e video e non rischiate così di bagnare il vostro telefono. Quarta cosa che vi consiglio sono queste scarpe qui, che sono quelle che di solito si usano per andare al mare per i sassi, no? Però sono molto comode anche per il kayak, perché ogni tanto bisogna scendere per magari fare delle pause o togliere il kayak che si è incastrato in qualche roccia. È molto meglio che le flip flop. Se non hai qualcuna di queste cose e vuoi comprarle, ti metto il link in descrizione. In descrizione ti metto anche tutti i contatti se vuoi fare anche tu questa esperienza qui. Noi adesso andiamo a prendere il pullman e ritorniamo a Varsavia stanchi ma felici. Tu invece puoi continuare a esplorare i dintorni di Varsavia guardando uno dei video in questa playlist qui. In alternativa lasciati ispirare con un altro video qui. Mi raccomando, like se ti è piaciuto, commenta e iscriviti se non l'hai ancora fatto. E noi ci vediamo nel prossimo video.